Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo video sull'arte della rubrica Artista a tempo pieno. Oggi volevo parlarvi delle gallerie d'arte, quali scegliere per esporre, perché si fa presto a dire galleria, ma quale galleria? Perché ci sono tante tipologie di gallerie, quindi in questo video c'è un po' un excursus. Ok, così, delle varie gallerie, varie categorie di gallerie, così da capire quali scegliere e quali lasciar proprio perdere, insomma, non proporsi minimamente per esporre. Prima cosa da dire per capire, le gallerie si dividono in due grandi categorie, le gallerie pubbliche e le gallerie private. Le gallerie pubbliche sono i musei. Ok, sono gallerie pubbliche. Le gallerie private sono le gallerie d'arte comunemente intese. Quindi è importante capire questa distinzione. Quali sono le due analogie e differenze tra queste gallerie? Innanzitutto, entrambe, sia le gallerie pubbliche, musei, che le gallerie private, le gallerie d'arte, sono degli istituti culturali. Che cosa significa? Significa che si fa cultura in entrambi. Nei musei abbiamo delle collezioni permanenti, fanno delle mostre permanenti. Nelle gallerie d'arte, prettamente dico, prettamente hanno delle collezioni e fanno delle esposizioni permanenti, che significa che là rimangono, okay, non hanno un tempo, sono fisse. Mentre le gallerie d'arte possono avere delle collezioni, come no, ok? Più delle volte, insomma, non lavorano su delle collezioni e espongono invece temporaneamente, cioè appunto hanno un inizio e una fine, un tempo. Quindi non sono lì esposti i quadri permanentemente. Un'altra differenza tra i musei e le gallerie d'arte è il fatto che nel museo non si vendono i quadri. Il museo non fa attività commerciale, mentre nelle gallerie d'arte sì, i quadri nelle gallerie d'arte si vendono perché sono delle attività commerciali e fanno attività commerciale. Quindi questa è un'altra differenza. Un'altra differenza è che nei musei possono avere, appunto, essere concepiti con varie tematiche. Ci sono i musei archeologici, i musei storici, musei scientifici, ok? Si fa cultura, quindi non soltanto d'arte. Nelle gallerie d'arte si fa arte, quindi ciò che viene esposto sono dipinti, installazioni, sculture, fotografie, insomma, simili. Quindi arte dell'immagine. Un'altra differenza tra il museo e la galleria d'arte è il fatto che il museo, appunto, il rapporto è tra il museo e il pubblico, quindi non come nella galleria tra la galleria e un cliente, ok? Ma essendo comunque un istituto culturale, il museo ha il compito non soltanto di divulgare quindi ai posteri la cultura, no? Artistica e non solo, ma anche di salvaguardarla, perché tratta essenzialmente artisti storicizzati. Hanno appunto queste mostre, sono permanenti, non solo nel museo puoi trovare anche esposizioni temporanee, no? Varie collezioni, anche dei vari collezionisti si possono trovare anche esposizioni temporanee, ma prettamente sono esposizioni permanenti, quindi collezioni di vari artisti storicizzati, quindi affermati ma non più in vita. E quindi c'è la salvaguardia, quindi lì c'è il restauro, la manutenzione, insomma, delle varie opere, e quindi c'è tutto quanto un discorso diverso che non si fa nella galleria d'arte. La galleria d'arte non si preoccupa di questo. Si preoccupa sì di vendere, insomma, i quadri anche di artisti affermati, anche storicizzati, perché anche una galleria d'arte può avere una collezione di artisti storicizzati e quindi non più in vita.
Però è diverso il rapporto che c'è appunto su questo aspetto tra un museo e una galleria, perché il museo è proprio il luogo dove si cerca di salvaguardare, ecco, l'arte. Questa è un'altra differenza, insomma, tra i due tipi di gallerie. Ora, ogni categoria tra le gallerie pubbliche e private ha varie categorie, no? All'interno. Vorrei iniziare dalle gallerie pubbliche, dai musei, perché poi è più facile capire anche le gallerie d'arte. Allora, i musei appunto sono gallerie pubbliche e si dividono in statali, comunali e poi ci sono anche in Italia, per esempio, non so in altre parti del mondo, però in Italia con la legge Franceschini abbiamo anche i musei privati, cioè appunto tenuti da un privato. I musei statali sono di proprietà dello Stato, i musei comunali sono di proprietà del comune e i musei privati di proprietà del privato, ok, semplicemente. Adesso andiamo al nocciolo della questione. Quali di questi musei si può esporre? Allora, nel museo statale non trattano artisti emergenti, insomma, non vengono trattati artisti emergenti o artisti locali, ma ci possono essere appunto delle esposizioni anche temporanee di artisti viventi. Anche per esempio, quindi parliamo di artisti affermati, artisti quotati che rientrano sempre nella categoria degli emergenti, quindi possono comunque anche esporre degli artisti emergenti però quotati, un artista quotato e affermati, e sono tutti artisti rappresentati da delle grandi gallerie che poi dopo andiamo a vedere, insomma, le varie categorie. Ma indubbiamente non trattano artisti emergenti sconosciuti o conosciuti localmente, artisti locali, quello no. Quindi se tu rientri in questa categoria, ovviamente non è che ti puoi andare a proporre a un museo nazionale per fare una mostra, ecco, in soldoni. Mentre le gallerie comunali vengono anche chiamati musei civici. O anche galleria civica, è la stessa cosa, perché il museo è una galleria, quindi può essere chiamato sia museo civico o galleria civica, sono dei musei del comune, di proprietà del comune, e sono trattano una realtà più locale, quindi artisti più del territorio, della zona, viventi o meno, insomma, e quindi c'è anche spesso vengono, come posso dire, istituiti dei musei sul territorio anche, e quindi anche dei musei di mestieri possono essere di varie tematiche. In particolare, una cosa che interessa a noi che siamo pittori, c'è un tipo di museo civico, quindi comunale, particolare, che è la Pinacoteca. Che non è la paninoteca, che lì si mangiano i panini, no? Che sarebbe che cosa? Semplicemente un museo specializzato in pittura, cioè dove vengono esposte solo opere pittoriche, e quindi da lì anche il nome, l'origine del nome, insomma, la terminologia, l'etimologia, che appunto è un museo solo sulla pittura comunale. E poi abbiamo appunto, per via anche della legge Franceschini, i musei privati, che appunto chiunque di noi, se ha anche una collezione piccola, perché poi ecco in queste realtà non è che devi avere chissà che grandi collezioni da esporre, può appunto aprire un museo privato, aprendo anche un'associazione artistico-culturale, può quindi iniziare un museo in questa maniera. Poi anche col tempo può aprire una partita IVA, può chiedere permessi al comune, però per esempio si può anche iniziare ad avere un museo con una semplice associazione artistico-culturale e tu appunto hai una collezione di una varia tematica di qualsiasi tipo, che può essere comunque, perché il museo non tratta soltanto opere d'arte, può essere anche sul territorio dei mestieri, insomma, i vari strumenti, dei vari lavori che ci sono stati nel paese o di qualsiasi tipo, insomma, tu puoi avere un tipo di collezione e aprire un museo privato, quindi in modo molto più semplice. Anche in questi musei, appunto, abbiamo le esposizioni permanenti perché hanno delle collezioni, insomma, vanno salvaguardate, nelle arti vanno salvaguardate, ma possono fare anche mostre, appunto, temporanee, cioè a tempo, che una settimana, un mese, 2 mesi, quello che sia, no? Hanno un inizio e una fine. E quindi,
ci si può proporre a questi musei, ovviamente non a quelli nazionali, perché trattano artisti locali. Quindi non hanno queste grandissime collezioni, possono anche avere delle grandi collezioni per carità, però si può iniziare anche con delle collezioni, no? Creare un museo con delle collezioni piccole e lì è più facile ecco, poter esporre, perché insomma è previsto come cosa poter fare mostre temporanee di artisti locali. Quindi se tu sei un artista emergente, conosciuto significa, conosciuto localmente, cosa significa? Che hanno fatto delle pubblicazioni su di te. Questa cosa l'ho già detta in altri video, ma la ripassiamo, la ridiciamo sempre che non ci fa male. Se poi qualcuno passa la prima volta, vede il video, insomma, diciamo questa cosa che è importante da capire. Se pubblicano qualcosa su di te, nel momento in cui pubblicano in un articolo, una recensione della mostra, fanno anche un'intervista, insomma, un quotidiano anche locale, fa un articolo sulla tua mostra, tu in quel momento passi da artista emergente sconosciuto a artista emergente conosciuto. E vale solo per le pubblicazioni questo, cioè se vieni pubblicato, perché se vieni pubblicato entri in un archivio internazionale e quindi rimane nel tempo. Questo è, se scrivono su di te, su dei siti, su dei blog, su dei social, questo non vale come pubblicazione, perché la pubblicazione ha un codice di pubblicazione, insomma, che va anche acquistato, tra altre cose, quindi quelle non sono pubblicazioni, se scrivono su di te su internet, a meno che è una rivista che è online, una vera e propria rivista online, quindi ha un codice di pubblicazione, altrimenti non vale come pubblicazione, quindi tu non sei un artista conosciuto. Quindi se tu sei un artista locale, hai fatto già delle mostre, delle cose, anche partecipato a dei premi, a dei concorsi, hanno scritto. Hai partecipato a dei premi e hanno scritto, hanno pubblicato qualcosa su di te, allora passi dall'anonimato, insomma, no? Dall'artista sconosciuto a artista conosciuto localmente. E i musei comunali, i musei civici, trattano anche questi artisti, quindi se tu fai parte di questa categoria, sappi che puoi proporti come artista in un progetto culturale, una mostra culturale al museo di quel comune, insomma, o il tuo, limitrofo, insomma, come vuoi, museo civico della zona. Alla stessa maniera puoi fare anche con i musei privati, che anche questi, appunto di un privato, però sono sempre delle realtà più piccole, locali. Rientriamo sempre nei musei locali, no? Sia che siano comunali o privati, sono sempre dei musei locali. Quindi puoi proporti anche queste associazioni, poi alla fine sono dei musei istituiti con le associazioni artistico-culturali e sono anch'essi degli istituti culturali. Quindi puoi fare domanda a entrambi. Vi dico, logisticamente parlando, tecnicamente parlando, per proporti a un museo comunale, devi fare una domanda scritta, devi andare al comune, chiedere nel comune come gestisce queste cose, insomma, le prassi, insomma, la burocrazia del caso, ma comunque sia devi fare una proposta scritta con il progetto della tua mostra. È una cosa che avevamo già parlato in un altro video, come fare le mostre culturali, che se ve lo siete perso comunque sta sempre nella playlist, vi metto tutte le playlist sempre, artista a tempo pieno, li trovate tutto. E si fa una domanda scritta e si allega pure il progetto della mostra, perché deve essere appunto una mostra culturale. Allora, non possiamo pensare di fare questo tipo di mostre se abbiamo dei dipinti, dei quadri, insomma una pittura commerciale, perché il progetto è culturale, sono degli istituti culturali, quindi devi portare pittura d'autore. Questo significa che non puoi portare delle esercitazioni o comunque delle pitture che non hanno un messaggio dietro, che la pittura d'autore è tutto autorato, quindi è tutta una pittura in cui c'è una tematica che viene sviluppata, sia a tavolino o che tu sia ispirato, ok? In entrambe le situazioni si crea comunque un'arte che è d'autore, sia se sei ispirata o meno, comunque lavorata a tavolino. Ma il fatto è questo: non puoi portare un tipo di pittura commerciale, lì devi portare un progetto culturale, fai una mostra culturale,
stai in un istituto culturale e quindi il progetto della mostra, come deve essere, culturale. Okay. Quindi pittura d'autore, tematiche sviluppate. Mentre per proporsi a un museo privato, sempre locale appunto, non c'è tutto questo iter, quindi è più snello, no? Il procedimento, perché non devi fare una domanda scritta, non devi portare, puoi comunque incontrare i soci fondatori del museo, quindi i direttori poi del museo, proporti, casomai se te lo richiedono qualcosa di scritto puoi farlo, però è molto più snello il procedimento, è più facile. È più immediato, ecco, rapportarsi con questo tipo di musei piuttosto che con quelli comunali. Comunque ci si rapporta in entrambi i casi. Anche comunque nel museo o privato non puoi portare quadri appunto commerciali, ma sempre pittura d'autore, insomma, ci tengo a specificarlo, perché rientriamo sempre negli istituti culturali, si fa arte, si fa cultura, non si fa altro. Questa tipologia di dipinti non è così difficile poter esporre a un museo, in realtà basta un buon progetto, un po' di buona volontà e organizzarsi, è una questione soltanto di organizzazione, insomma, di prendere iniziativa e farlo. Un'altra cosa importante da dire, quando parlo, questo è importante in effetti, quando parlo di portare un progetto comunque al comune o appunto un'associazione, un museo privato, non c'è soltanto il progetto culturale della tematica, devi proprio portare tutto il progetto di come allestirai la mostra, perché questa cosa la devi capire, insomma, la devi imparare al più presto. Se vuoi fare questo mestiere, comunque anche esporre, fare mostre, le mostre devi saperle fare tu. Tu devi sapere quello che ci vuole per fare una mostra, se ci vuole un sottofondo musicale, se c'è un permesso della SIAE per mettere la musica, che attrezzatura c'è bisogno, dei pannelli, dei faretti, oppure sono già attrezzati per queste cose, in museo sì, di solito. Cioè, tu devi sapere tutto quello che è l'organizzazione di una mostra. Gli spazi di una mostra, le sedie, ok, proprio le cose logistiche di una mostra, tu le devi conoscere e devi comunque saperla organizzare. Questa è una cosa importante che va detta. Se tu vuoi fare questo mestiere, tu devi essere in grado a essere tu a fare la mostra, quindi non a chiedere a qualcuno di allestirti la mostra, devi essere tu in grado ad allestire una mostra. Questo è importantissimo. Infatti all'inizio si iniziano a fare le mostre nei bar, per esempio, già ne ho parlato questa cosa, così si inizia un po' anche a ingranare su certe cose, anche se al bar c'è bisogno veramente di poco, è una mostra invece culturale, di organizzarla un pochettino meglio, però devi imparare a metterti in testa questa cosa, non devi queste realtà poi locali. Non devi affidarti a dei direttori artistici, perché io per esempio mi sono trovata malissimo, perché non lo sanno fare bene. Spesso ci sono pure quelli truffaldini, no? Quelli non c'entrano proprio niente con la cultura, quelli che vi propongono le mostre a pagamento. Ecco, quello per esempio non c'entra assolutissimamente niente con questo contesto. Vanno evitati perché non sono un istituto culturale, poi sono gallerie e negozio, non sono istituti culturali, ti offrono dei servizi per una mostra e te le fanno pure male tra le altre cose, no? Quindi capire bene che voi dovete imparare ad allestire voi le mostre, punto e basta, perché altrimenti le mostre non le farete mai, lo dico. Invece se sapete allestire ne farete pure abbastanza, ok? Importante, eh? Mi raccomando. Quindi per quanto concerne i musei abbiamo concluso. Possiamo esporre a un museo? Sì! E quello nazionale ovviamente no, perché tratta tutt'altro, ma nei vari musei locali, appunto comunali o privati, sì, anche con una certa relativa facilità. Okay. Passiamo invece alle gallerie private, non pubbliche, non più i musei, ma le gallerie d'arte comunemente intese. Ok. Sono tre categorie, io ve le dico tutte e tre le categorie, ma tanto una categoria. Sì,
spazio puoi esporre, cioè se sei un artista emergente, sconosciuto o conosciuto localmente, solo una galleria puoi esporre. Comunque io parlo di tutto. Allora, ci sono tre categorie: la galleria commerciale, la galleria tradizionale e la galleria brand. Io già sorrido a pensare a brand perché non penso che la vedrò mai in vita mia. Ok, vi spiego un attimino che cosa significano queste definizioni. La galleria commerciale, su cui ci soffermeremo un po' di più perché è l'unica che, ok, ci si può andare a proporre se si è a questo livello professionale. La galleria commerciale, lo dice la parola stessa, fa arte commerciale. Cosa significa? Lavora molto sulle committenze. Fa esposizioni, quindi espone temporaneamente e lavora sulle committenze, quindi fa le commissioni, quindi è commerciale. Okay. Quindi voi vi ritroverete a rapportarvi con questa galleria facendo appunto, non so, copie d'autore o ritratti, paesaggi, a seconda dei clienti che possono essere appunto clienti privati oppure no, anche aziende, no? Spesso pure si lavora sul settore del turismo, quindi hanno dei collegamenti con ristoranti, hotel, no? Quindi per realizzare delle pitture, per esempio un hotel per dei saloni, per le camere da letto, che poi qua bisogna anche capire un pochino di arredamento, per esempio. Però ecco, si lavora in modo commerciale. Sono anch'essi, comunque, anche questi degli istituti culturali. E non è che devi fare un'arte commerciale, tu puoi sempre fare una pittura d'autore, però appunto lavorare più commercialmente. Queste gallerie trattano artisti locali, fanno vendita appunto di sempre pittura d'autore, comunque sia, anche se appunto il loro atteggiamento è quello di essere appunto fare un'arte più commerciale, però tu puoi tranquillamente appunto proporti come artista, insomma, quindi con la tua pittura d'autore. Il pubblico di riferimento quindi è locale, non nazionale o internazionale, quindi rientriamo in una realtà più piccola. E i contratti sono dei contratti non vincolanti, quindi tu puoi lavorare con più gallerie contemporaneamente, anzi sarebbe meglio, così lavori di più e quindi puoi sia esporre in queste gallerie che sono istituti culturali e sia quindi lavorare con le committenze, che poi è quello che ci serve. Quindi si lavora soprattutto, anzi, diciamo esclusivamente nel mercato primario, non in quello secondario, cioè non nel mercato del collezionismo. Capiamo bene anche questa cosa, perché adesso vediamo nelle altre gallerie invece come funziona. Successivamente, salendo di gradino, abbiamo le gallerie tradizionali, che invece lavorano su un territorio più vasto perché sono o nazionali o internazionali. Quindi lavorano ad alti livelli, sono delle grandi gallerie, fanno scautismo, quindi cercano artisti emergenti e trattano anche artisti affermati, ma il loro obiettivo, la loro finalità è completamente diversa dalle gallerie commerciali, non fanno committenze, cose di questo tipo, ma trattano il mercato secondario. Se nelle gallerie commerciali si lavora su quel tipo di mercato, il mercato primario, nelle gallerie invece tradizionali, le più importanti, si lavora sul mercato secondario, prettamente, anche su quello primario ovviamente, ma soprattutto su quello secondario, cioè il mercato del collezionismo. Difatti in queste gallerie si parla di aste, collezionisti, no? Stare in una collezione. Perché il mercato è completamente diverso. Quando fanno scautismo cercano artisti che già lavorano, quindi che già lavorano con le gallerie commerciali, quindi già fanno cose, già espongono, già vendono, ma nel mercato primario, non quello del collezionismo. E quindi fanno scautismo di questi artisti e vedono che possono essere dei potenziali futuri artisti affermati. E cercano quindi di lavorare più sul mercato secondario per creare un'affermazione in vita.
Quindi un'affermazione nel mercato secondario, perché il momento in cui ti affermi nel mercato del collezionismo, diventi un artista affermato. Quindi loro trattano artisti emergenti che poi vengono quotati. Si definisce un artista emergente quotato un artista che ha le quotazioni pubblicate. Ogni mercato, ogni artista ha un suo mercato, quindi ha una sua quotazione, ma non viene pubblicata questa quotazione, mentre gli artisti quotati hanno una quotazione pubblicata. Quindi c'è cioè, diverso, sono i vari cataloghi, anche d'asta soprattutto, le aste sono un po' il perno di tutte queste cose, anche perché ti affermi nel mercato del collezionismo quando hai un potere, comandi le aste, già lì vuol dire che ti stai affermando, comunque ti sei affermato in questo tipo di mercato. Quindi vedete che queste due categorie, no, di gallerie sono completamente diverse, trattano mercati diversi, fanno cose diverse. Ok, e trattano artisti diversi, quindi capire questo ti fa capire che se tu sei all'inizio, sei un tipo di categoria, ok, è inutile, no, andare a proporsi a gallerie tradizionali se non rientri in un certo contesto. Già devi essere un artista che vende, che vive dalla propria arte, che ha anche un'affermazione locale. E quindi potresti essere un potenziale, potresti diventare un potenziale artista affermato in vita, perché quello fanno loro, cercano di far affermare in vita gli artisti, però devi avere dei requisiti, ovviamente. Quindi se tu non hai determinate cose, non trattano artisti emergenti che però insomma non hanno un minimo di carriera o niente, intendiamoci, ecco, questo è importante da capire. Poi l'ultima categoria che ne parliamo, ma non so, cioè, lasciate proprio perdere come posso dire, a proporvi, perché sono le gallerie brand. Allora, la galleria brand si chiama brand perché tratta solo ed esclusivamente artisti affermati, anche chiamati brandizzati, che sono diventati un brand. Quindi trattano solo ed esclusivamente il mercato del collezionismo. Anche se sono in vita gli artisti, anche quello primario, sì, ma loro lavorano più che altro su artisti affermati anche storicizzati, quindi sia viventi che meno, quindi solo su questo tipo di categoria. Quindi se non fai parte di quella categoria, no, giustamente non ha senso, e non fanno scautismo, cosa che invece le gallerie tradizionali fanno. No? Cercano tra gli artisti emergenti locali quelli che potrebbero diventare affermati, no? E quindi fanno scautismo. Queste gallerie assolutissimamente no. Si chiamano brand apposta perché lavorano esclusivamente su artisti affermati, anche storicizzati, okay? Quindi fanno proprio tutt'altro. Hanno tutto un altro tipo di mercato, tutto un altro tipo di selezione d'artisti, quindi insomma, va da sé, capite, insomma, pure voi che non ha molto senso andarsi a proporre, insomma, a gallerie di questo tipo, ma neppure se sei un artista quotato ha molto senso, cioè devi essere affermato. Se tu sei un artista che sta in una galleria tradizionale e non sei ancora affermato, anche tu non puoi andare a proporti a queste gallerie, ok? Non sei affermato, non trattano l'articolo. Quindi dopo questo excursus, spero che possiate avere un po' delle idee chiare, perché è importante pure avere le idee chiare su queste cose. Capite che si può esporre ai musei, si può esporre alle gallerie d'arte, insomma, in realtà qui voi potete pure avere soddisfazione, no? E poter esporre in modo serio, professionale, onesto, come si deve, insomma, quindi senza andare a far parte di queste cose, e poi sono sempre su internet, ci cioè stanno ste sole, no? Ste fregature che vi propongono mostre, cose, devi pagare, no? Quelle non rientrano minimamente in un contesto professionale, serio, insomma, non vanno proprio prese in considerazione, insomma. Quel tipo di proposte, ma dovete essere voi, ecco, in grado anche di organizzare delle mostre, allestirle, specialmente col comune oppure
con le associazioni, e invece l'allestimento, ecco, per esempio nelle gallerie commerciali, di solito sono gli galleristi che, insomma, se ne occupano di allestire, però voi dovete imparare ad allestire per conto vostro e ad avere rapporti appunto col comune, quindi fare cose di questo tipo. Anche perché purtroppo queste gallerie commerciali un po' scarseggiano. Sempre un discorso anche che vi feci in un altro video, dipende da quanto fermento culturale c'è in una città. Più si fa bene, si fa cultura e si fa bene cultura anche in un paesino, ok? E più si creano queste realtà, anche gallerie commerciali di questo tipo. Quindi, insomma, dipende anche dal posto, però. Ecco, voi imparate ad allestire le mostre per conto vostro ed avere rapporti col comune. Questa è una delle cose anche più gratificanti che possiate fare per voi stessi e per la vostra arte. Ok, ragazzi, il video termina qui. Spero che sia stato utile. Io me lo auguro perché io queste cose le faccio sempre, insomma, per voi, per esservi utile, insomma. Cerco di più possibile di fare dei discorsi chiari, insomma, di darvi delle chiarezze per potervi aiutare, insomma, se volete, insomma, volete dire qualsiasi cosa, le vostre esperienze, no, con le mostre, come vi siete trovati, se vi è stato utile comunque capire anche queste differenze e come approcciarvi poi nel mondo dell'esposizione, insomma, delle mostre. Insomma, se vogliamo fare una chiacchierata, ci possiamo fare tranquillamente anche dopo il video qui nei commenti. E niente, spero, insomma, che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!